Un messaggero malvagio porta disonore, ma l'ambasciatore fedele porta salute. Una delle lezioni importanti della vita è che la felicità si conquista ogni giorno con il compimento del dovere. La letteratura sulla saggezza nel mondo antico spesso orientava gli ambasciatori nella linea del dovere. La fedeltà del messaggero determina il successo della missione. Da questo punto di vista, il cattivo messaggero del versetto di oggi non si riferisce al messaggero che porta notizie tristi, se non al messaggero negligente, che non compie bene la sua missione. Supponiamo che l'esercito aveva perso la battaglia. Il messaggero ha il compito di portare la notizia al re. Per quanto doloroso possa essere, non poteva evitare il suo dovere. Quando il figlio ribelle di Davide, Absalom, morì in battaglia, ci fu un messaggero che si precipitò a dare la notizia al re. Però alla domanda «Cosa è successo a mio figlio?», il messaggero disse «Non lo so. Mio signore, so solo che il nostro esercito ha vinto». Questo messaggero era un cattivo messaggero. Ha trascurato il suo dovere. Non ha compiuto la sua missione in maniera integra. Il testo afferma che uno che non fa il suo dovere porta disonore. Nell'originale è dato di capire che è passibile di pena. Ci può essere maggiore punizione per la persona negligente del sentimento di mancata realizzazione? Tutti prosperano, tranne lui. Tutti crescono, tutti sono benedetti e tu senti che sei sempre allo stesso posto, assistendo alla sfilata dei vincitori. Il tema centrale del testo di oggi è la felicità. Compi la tua missione e falla bene. Questo fa parte di una vita realizzata e felice. Perché oggi non ti fermi un momento per rivedere gli ultimi 3 lavori che hai fatto? Li hai fatti in maniera completa? Li hai lasciati quasi alla fine perché avevi cose più importanti da fare? Cosa c'è di più importante nel realizzare un compito fatto bene, per quanto insignificante possa sembrare? Il lavoro ben fatto è il miglior ritratto di una persona di successo. Chiedi a Dio la saggezza di vedere le cose che hai bisogno di cambiare e ricordati, un messaggero malvagio porta disonore, ma l'ambasciatore fedele porta salute. Buona giornata.